Buon pomeriggio a tutti quanti. Oggi è la giornata di Fabio Liverani, insomma, come specificato nel comunicato che abbiamo fatto ieri, abbiamo raggiunto un accordo già nella giornata di venerdì. Liverani ha firmato il contratto sabato, il suo staff oggi, sono arrivati ieri sera e stamattina lo staff del mister ha sottoscritto un contratto. Il mister viene dopo una settimana particolare, sapete tutti, mi corre l'obbligo di ringraziare innanzitutto Roberto Rizzo, mio fraterno amico, ma anche professionista esemplare. Mi corre l'obbligo di ringraziare un'altra persona fantastica che ho avuto modo di conoscere meglio in questi mesi, che è Primo Maraiulo, che ha mostrato veramente grande senso di responsabilità e di attaccamento a questi colori sociali, perché veramente posso descriverlo come una persona con la U gigantesca. Poi ringrazio anche Paolo Re David e Sandro Morello, i quali insomma, si sono comunque in questa situazione di emergenza adoperati per questa gara contro il Rende, che era importante perché insomma di colpo siamo rimasti senza guida tecnica, e quindi veramente mi sento di ringraziarli veramente con il cuore, perché anche loro hanno mostrato grande senso di responsabilità, come del resto ha fatto anche la squadra, perché in un momento così particolare, per quanto credo che ci fossero delle enormi differenze a livello di valori tra noi e la squadra che abbiamo incontrato il Rende, insomma io credo che comunque le difficoltà psicologiche erano comunque notevoli, e quindi mi sento veramente di dire che una situazione di emergenza si sia cercato di fare tutte le cose con un po' di criterio, e quindi di avere, grazie appunto al lavoro svolto da questi professionisti, di avere il tempo per poter scegliere con calma e per poter veramente avere il tempo necessario per non sbagliare. Fabio Liverani è entrato nei nostri radar successivamente, sono molto sincero e dico le cose come stanno perché l'ho detto anche a lui, ma nel momento in cui è entrato nelle nostre preferenze, tra quelli che stavamo sondando, è andato immediatamente al primo posto. Perché abbiamo una struttura che lavora, abbiamo una struttura che ci dà informazioni e quindi siamo molto contenti oggi di accoglierlo. Ha sottoscritto un contratto biennale con possibilità di rinnovo in caso di promozione, quindi non mi dilungo perché oggi è la sua giornata e assolutamente passo la parola a lui, o se vuole parlare o se magari fanno le domande, se fate le domande voi. Grazie. Ah, scusate, una cosa, una nota. Ovviamente l'allenatore in seconda che accompagnerà il mister con questo nuovo incarico è Manuel Coppola, il collaboratore tecnico è Federico Fabellini, preparato atletico Fabellini, Federico Fabellini. Manuel Coppola, che è stato anche un giocatore del Lecce, farà l'allenatore in seconda, e il preparatore atletico è il professor Maurizio Cantarelli. Al loro posto sono rimasti Gigi Sassanelli, che si occuperà della preparazione dei portieri, e Raffaele Tumolo, che già con la precedente gestione tecnica svolgeva mansione di recupero degli infortunati in coppia con il professor Re David.